Allora, signori, abbiamo espletato le fasi preliminari. Sono Dario Poerini, a vantaggio della radio e della Liberi TV, della radio Radicale Liberi TV. Sono Dario Poerini, segretario dimissionario, tesoriere dimissionario di Radicale Abruzzo. Siamo al quarto congresso di Radicale Abruzzo. Abbiamo espletato le fasi preliminari di registrazione dei congressisti e dei partecipanti. Abbiamo costituito il comitato di presidenza in assenza di presidente e segretario di carica, cooptando l'associato Alessio Di Carlo, che ha avuto la caratteristica di convocare ai sensi dello statuto il congresso in quanto era in una fase di difficoltà di impasse. È stata nominata la segretaria di presidenza nella persona di Fina De Gregorio. A lei si possono rivolgere le istanze per prendere la parola, e a questo punto io passerei. Siamo in questo momento 12 presenti sui 20 iscritti, regolarmente iscritti alla Radicale Abruzzo, e quindi passo la parola al presidente cooptato Alessio Di Carlo, che condurrà le cose secondo ordine del giorno e regolamento e statuto naturalmente i lavori. A te Alessio. Grazie Dario, buongiorno a tutti. Vi do lettura della proposta di ordine dei lavori. Abbiamo già espletato, come ha detto Dario Poerini, i primissimi adempimenti, vale a dire la registrazione dei congressisti, ai quali va aggiunto Gennaro Mone, che è appena arrivato, e del comitato di presidenza e della segreteria, e quindi la lettura dell'ordine dei lavori, che prevede in primis la distribuzione del regolamento. Lo distribuiamo materialmente, è lì in diverse copie a disposizione di tutti, e chiunque può prendere lettura, ha 15 minuti di tempo per presentare eventuali emendamenti. Vi dico subito che troverete un regolamento abbastanza snello, perché questa convocazione è una convocazione che prevedeva a termini di statuto un ordine del giorno non modificabile, quindi siamo costretti ad essere particolarmente rigorosi nel rispetto di quello che è previsto all'ordine del giorno. A questa distribuzione, alla lettura che sto facendo, seguirà la relazione del tesoriere. Approveremo poi il regolamento congressuale, discutendo degli eventuali emendamenti che saranno proposti. Verrà discusso e approvato il bilancio del tesoriere. A quel punto apriremo il dibattito generale. A questi fini, chiunque voglia si può iscrivere a parlare sin da subito in segreteria da Pina De Gregorio, e seguiremo naturalmente l'ordine di iscrizione. Alla chiusura del dibattito generale, chiunque vorrà si potrà presentare per il rinnovo delle cariche statutarie. Voteremo naturalmente, verranno presentate eventuali modifiche allo statuto, voteremo anche quelle. Poi esamineremo le varie eventuali e se Dio vuole riusciremo ad andare a pranzo insieme. A questo punto io darei la parola al tesoriere per la sua relazione, salutando con particolare piacere la presenza del direttore di Liberi TV Gianni Coloncione e di Antonio Grippo, che sono venuti da Roma, sono iscritti all'Associazione Radicale Abruzzo, costretti ad un'alzataccia, colpa mia, della quale darò puntualmente atto, chiedendo scrittura scusa, così come ringraziamo Radio Radicale, che è naturalmente presente ai nostri lavori. La parola al tesoriere Dario Poerini, grazie. Alessio, nei ringraziamenti vi permetterei di aggiungere che Radio Radicale è sempre presente a tutti gli eventi e che registrando qualunque tipo di manifestazione permette un dibattito ampio e mai censurato in nessun modo. Allora,
La parte numeri che riguarda il tesoriere, quest'anno è stato un attimino più formale, anche gli anni passati ne abbiamo quasi parlato, io ho predisposto questa volta un documento, anche perché direi che è la fine del mio mandato di tesoriere rispetto a questa associazione. Ho predisposto un documento nel quale potete vedere innanzitutto i dati degli iscritti. Ho ritenuto giusto fare la storia degli iscritti dalla fondazione, anche perché mi è stato sollecitato la pubblicazione online di questi degli iscritti, pubblicazione che ho ritenuto di non fare, avendo sentito anche un legale, in assenza, perché c'è una previsione statutaria di pubblicazione, ma in assenza per disorganizzazione di un consenso ai sensi della legge sulla privacy, e quindi ho ritenuto che per il futuro ci organizzeremo meglio, però non so se tutti avranno il piacere di essere esposti su un dato che è sensibile, quello della caratteristica del pensiero politico di ciascuno, e quindi ho ritenuto di essere molto formale da questo punto di vista. Quindi in questo momento, nel documento che voi potete ritrovare, abbiamo la regolare iscrizione al 31-12-2012 di 20 associati. Questi 20 associati erano quelli in regola con le quote 2012, e sul documento che trovate avrete anche la storia della data di iscrizione di ciascuno e di come si sono sviluppate anche le politiche di contribuzione all'associazione, e il tutto poi da un punto di vista finanziario e economico sfocia in questa breve relazione in cui vi evidenzio che alla data del 28 febbraio 2012 esisteva un saldo di cassa di 260,43 euro, ed esistevano quote da incassare verso associati che avevano promesso l'iscrizione ma non l'avevano ancora regolarizzata per 210 euro. Nel corso dell'anno, grazie ad una sostanziosa presenza e iscrizione fatta in occasione dello scorso congresso in particolare, abbiamo avuto un incasso di 400 euro di quote, sia per che abbiamo diminuito passate il termine di morosità, sia perché ci sono state in occasione dello scorso congresso parecchie iscrizioni. Abbiamo avuto contributi in occasione dello scorso congresso per 5 euro, il tutto ha dato entrate, fra entrate e saldo di cassa precedente, per 665 euro. Nelle uscite vediamo in particolare una voce che è quella dell'acquisto di un grande striscione 375x75 con la dirigenza della Radicale Abruzzo, che è stato usato in varie occasioni all'esterno. C'è il pagamento della sala del congresso scorso per 89 euro. C'è stato l'accollamento per l'associazione della presenza del segretario di Abruzzo al congresso degli italiani, che si è reputato di mettere a carico dell'associazione per 61 euro, e quindi soltanto la quota albergo. E ci sono state spese per contribuire alla raccolta firme e al deposito firme della lista AGL per 130 euro. Ne risulta una consistenza di cassa di 147,93 euro, e residuano quote da non incassare, che io a questo punto direi non incassabili, perché riferite ad un socio fondatore che mai ha prestato la sua quota, e alla sua ragazza. Personalmente sappiamo che in fin dei conti erano vicini a noi perché coscioniani, ma non molto sensibile alle altre tematiche del mondo radicale, quindi io direi che al mio successore lascerei il dato pulito da questo riporto di un credo che farà risale al 2001. Quindi questa è la situazione più dettagliata di così sulle spese, che non ve la potevo esprimere. Naturalmente le spese per la lista AGL sono state riconosciute alle persone
di mero rimborso alle persone che si sono mosse fortemente sul territorio nei giorni convulsi di raccolta firme e di deposito delle firme all'Aquila, presso la Corte d'Appello dell'Aquila. Null'altro è stato inserito in questa voce se non dove un mero rimborso spese di carburante che abbiamo ritenuto fosse legittimo, che non fosse giusto che loro mettessero di tasca vuota, ed essendo nelle capienze dell'associazione. Molto altro non ho da dirvi rispetto ai nostri conti, che sono semplicissimi e sono questi. Scusami Presidente, le mie considerazioni extra vanno di conseguenza all'azione? Benissimo. Credo che purtroppo il fatto più importante di questa annata siano stati, nel bene e nel male, gli eventi legati alla presentazione delle liste AGL che ci hanno visto per merito soprattutto delle raccolte firme dei compagni della Mani e credo del compagno Alberto Grifoni, che non è il nostro associato ma è un altro storico radicale abruzzese, che hanno avuto una grande capacità di raccolta firme e quindi hanno permesso all'Abruzzo di essere una di quelle regioni del sud, anzi il nord del sud come ha detto qualcuno, che è riuscito nell'intento di raccogliere le firme e depositarle per la presentazione concorrere alla tornata elettorale. Dicevo purtroppo perché nella gestione di questo fatto importante tutte le difficoltà che si sono rilevate a livello nazionale in tutte le regioni, credo, poi laddove sono state più forti e dove sono state più vivi, noi ce le siamo trovate tutte, noi siamo come tutti, vedo lo spaccato di un pezzo d'Italia e lo spaccato di una parte della galassia radicale. Queste difficoltà di gestione sono confluite in una convocazione ritardata di questo congresso fatta a suo tempo da me, da Rosa, che è il segretario dell'associazione, sentito il presidente Garonardi, per una data alla quale, dopo l'accordo che sembrava generalizzato, è seguito un momento di forte difficoltà dialettica, in questo modo, che mi ha portato ad assumere la decisione di rassegnare le dimissioni dalla carica, perché ci sono stati dei comportamenti che sono personali e quindi non politici e quindi non vanno neanche presi tracciati, che comunque secondo me non erano nell'ambito del corretto collaborare politico. Questa naturalmente è una mia opinione, io alla mia opinione ho fatto discendere un gesto che ha il simbolo che ha, cioè di mettersi dalla carica di tesoriere di un'associazione di 20 persone, chiaramente riguarda poco e niente, non è gestione di potere, non c'è nulla oltre che questa cosa, è soltanto un segnale dato di dissenso rispetto a un modo di comportarsi. E in quest'ambito lo voglio dire. Da un punto di vista di vita associativa, però questi ultimi, direi, 3 mesi dell'essere radicale mi hanno fatto fortemente vacillare il mio pensiero di poter essere radicale, cioè di poter essere radicale in senso attivo, no? Perché il pensiero chiaramente è individuale, uno ci si sente, però esserlo significa anche passare attraverso le fasi del fare. E allora ci sono stati dei momenti per me di difficoltà nella fase di ricerca di preparazione di queste liste AGL, che naturalmente sono state il fatto fondamentale, se ne parla anche ieri al Comitato Nazionale della Riavere, si parlava ancora di questo, non è che sia un fatto superato da molto. E io ho avuto difficoltà a capire meccanismi e logiche laddove, avendo dato disponibilità immediata,
non come persona ma come associazione, a cercare di ottenere l'obiettivo di raccogliere le firme e poi di fare una campagna elettorale, ho avuto, come dire, il silenzio assoluto da parte degli organi che organizzavano questa raccolta, e quindi mi hanno fatto sentire molto inutile in quella fase. Poi c'è stata la fase di raccolta firme, nelle quali per miei limiti, che non sono un tavolinaro come caratteristica personale, mi sono sentito inadeguato all'essere radicale in quanto incapace di fare un certo tipo di attività, e anche purtroppo portato spessissimo dal lavoro fuori dall'Abruzzo, e quindi anche con problemi di tempo materiale per andare a tavolinare. Non posso nascondere che fra l'altro tutto questo era ingigantito dalla previsione, per fortuna di Relatis pessimistica, della impossibilità che reputavo di raccogliere le firme necessarie per la presentazione. Fortunatamente la previsione era sbagliata, fortunatamente c'è stato chi ci ha creduto, è andato avanti, ha ottenuto il risultato, e ho dato atto a queste persone per telefono e anche per email della loro capacità, capacità di superare il mio limite di militante rispetto alla loro invece capacità di fare queste cose. E poi si è aperta un'altra fase che probabilmente è stata la più difficile di tutte per me, che è stata quella della gestione della campagna elettorale. La gestione della campagna elettorale ha visto scatenarsi una serie di... io ho preparato una minuta ieri per un discorso da fare al comitato, che quello che ho dovuto non fare, perché fortunatamente il comitato va più veloce e va su, guarda il futuro e non guarda il passato. Certo è che la sensazione di essere stato militarizzato da generali che per in certi momenti mi sono sembrati anche assoldati, non del territorio ma proiettati sul territorio senza neanche preoccuparsi di fare una riunione informale per dire ci organizziamo in questo modo, ma con diktat imperativi, con mail talvolta anche minacciosa, mi ha creato ulteriori problemi di carattere psicologico sulla possibilità di essere oltre che sentirmi radicale. Tutto questo è passato, per fortuna. Il risultato elettorale viene letto da taluni come un successo, da altri come me come un clamoroso insuccesso, probabilmente obbligatorio, voglio dire, dati i presupposti non credo ci si potesse aspettare molto di più, ma non è questa la sede, poi casomai entreremo nel merito se vogliamo di discutere della politica nazionale. Vi dicevo prima che l'Abruzzo è uno spaccato dell'Italia. Se voi avete seguito in questi mesi, io direi da quando c'è stato il congresso, forse anche prima, di Radicali Italiani, il dibattito è altissimo e a volte anche accesissimo nell'ambito del mondo radicale, che vede sostanzialmente, nella mia analisi, che è mia e quindi ha questo unico caratteristica, di vedere contrapposte delle persone, direi, che, perché parliamo sempre a livello di individui, che si definiscono o comportano come ortodosse rispetto ad altre che vengono da questi additate come se fossero fuori dagli schemi e fuori dalla radicalità. C'è questa, c'è questo atteggiamento in questo periodo di mettere il patentino di radicale. Se tu accetti un pensiero, per quanto evolutissimo, sei radicale, se tu osi pensare che le cose possano essere anche diverse, corri il rischio di essere messo all'indice. E questa cosa è fino a ieri sera, che ero in Comitato Nazionale di Radicali Italiani a Roma,
è il dibattito che vede addirittura nella mia lettura Emma Bonino in qualche modo prendere le distanze rispetto a una visione, la visione che ha esternato con la capacità che ha Marco Pannella la sera prima. La contrapposizione è, se contrapposizione può parlare, il dibattito, secondo me il dibattito politico, è amnistia, giustizia e libertà è il tema, l'unico tema. Dall'altra parte io leggo un messaggio che dice sì, è il tema, ma lo dobbiamo miscelare insieme a tutti gli altri temi che ci permettono di far funzionare i militanti delle associazioni, che ci permettono di essere vivi, di esistere, anche perché dietro a un unico tema troviamo il rischio di finire, perché nessuno ci può garantire, questo è male più volte, il risultato di una battaglia. E quindi c'è questo forte dibattito, prima forse da tanto tempo non succedeva, ci sono state riunioni a Torino, a Milano, a Verona, di, mantenendo l'espressione precedente, di non ortodossi, e quello che io percepisco di tutto questo è che comunque esiste, per fortuna, un fortissimo spirito radicale in tantissime persone, tante, di tantissime persone, che il dibattito interno al mondo radicale è vivo, assolutamente acceso, che l'analisi di base della vita politica della nostra nazione è assolutamente condivisa, laddove c'è differenziazione è sulla strategia per perseguirla. Quindi in questi termini ben venga un dibattito, ben venga un confronto che possa dare sfogo a tante iniziative che portino e tengano alto un certo modo di pensare che è il nostro e di quasi nessun altro, di probabilmente nessun altro, e che si riconduca il tutto a crescita piuttosto che a lotta intestina e fratricida che porta rischia di portare a scomparire un movimento che ha una storia, ha degli ideali, ha un atteggiamento laico verso lo Stato, verso le idee, che è assolutamente, a mio avviso, indispensabile per avere una prospettiva per il futuro. In questo momento esiste una iniziativa politica di rilievo a livello nazionale, che è la raccolta delle firme che sta facendo la Luca Coscioni rispetto ad una proposta di legge sull'eutanasia. Io ho avuto la comodità di poter firmare ieri a Roma, perché c'era un autenticatore, c'era un cancelliere del tribunale per raccogliere le firme. Credo che la prima occasione di ricominciare a fare politica sul territorio sia di darsi disponibili come associazione a questa campagna. Io non so come finirà questa mattina il comitato, perché sono qui, non posso partecipare alla fine del dibattito, ma c'erano proposte del segretario fortemente appoggiate da Emma Bonino rispetto all'avvio di una campagna di raccolta firme per il referendum, per dei referendum, e comunque c'è una visione generalizzata di attività locali che portino ad iniziative popolari per riaffermare l'esistere dei radicali e affermare le idee dei radicali. Mi riferisco a iniziative tipo quelle che sono state fatte a Milano rispetto a Milano si muove, che sono fallite a Roma rispetto alla richiesta di, non mi ricordo se erano referendum o mozioni,
rispetto al Comune di Roma, che sono, se vogliamo, facilmente perseguibili. Bisogna, come voi sapete, studiare i regolamenti di ogni singolo comune, di ogni singola provincia, di ogni regione, capire cosa permettono di democrazia diretta. Noi lo facemmo rispetto a Pescara, guardando quelle che erano le possibilità, e io valutai all'epoca che si può fare tanto e, se vogliamo, avere anche tanta visibilità con un lavoro assolutamente relativo, perché si acquisisce con una raccolta firme che adesso non ricordo, ma non è neanche importante, abbastanza relativa, almeno a Pescara, si acquisisce il diritto a far venire il Consiglio Comunale su una proposta, andare lì a illustrarla e pretendere che i consiglieri si schierino. Naturalmente questo significa o fare proposte direttamente costruttive rispetto agli obiettivi, o fare anche proposte che come dire, manifestino l'inciucio o la separazione che esiste all'interno dei partiti fra di loro e al loro interno. Sicuramente la mia idea è che all'appoggio alle iniziative di carattere nazionale, a cui siamo anche statutariamente obbligati, non si possa prescindere dal fare attività in questo momento difficile passando attraverso i comuni, non oso dire i quartieri, ma comunque tutte le istituzioni che abbiamo, per cercare di dare un segno. Probabilmente ho parlato anche molto più di quello che pensavo, perché avevo un po' di cosine, ho detto di Lucia che aveva sassolini da togliersi, io e sassolini non erano sassolini, erano pensieri, perché poi nel non parlarsi restano le cose non dette e poi sembra che uno voglia avere un dominio. Visto, ripeto un attimo, la funzione tesoriere contabile, non per le cose successe, ma perché credo, e a qualcuno l'avevo già detto lo scorso congresso, che sono indisponibile a proseguire l'incarico. Quando ho partecipato con alcuni amici alla fase di fondazione, ho pensato di essere già un po' dopo anni negli anni per farlo attivamente, e pensando che fosse giusto come dire, predisporre una scatola, un contenitore da mettere a disposizione di chi avesse più gioventù, più prospettiva davanti a sé per assumere e per fare attivamente, dando comunque la mia totale disponibilità rispetto alle iniziative che si vanno a fare, per fare, per consigliare, per essere presente, e tutto quello che può servire rispetto al futuro. Vi ringrazio dell'attenzione. A questo punto non sono pervenuti emendamenti al nostro regolamento, quindi il regolamento viene posto in votazione così com'è. Si vota per alzata di mano, questo vale per tutte le votazioni che effettueremo, quindi favorevoli o contrari astenuti. Quindi chi vota a favore dell'approvazione del regolamento congressuale, alzi la mano, approvato all'unanimità. E a questo punto bisogna votare il bilancio che ha espresso, che ha esposto il tesoriere. Anche qui chi è a favore alza la mano, contrari non ne sono, approvato all'unanimità. A questo punto possiamo iniziare con un'astensione, certo, e con l'elegante astensione del tesoriere. E a questo punto è aperto il dibattito generale, abbiamo già 3 iscritti, il nostro regolamento prevede 10 minuti, chiamiamoli 8 minuti, non saremo particolarmente fiscali, anche perché non ci aspettiamo interventi torrenziali. Il primo iscritto a parlare è Roberto Di Masci, al quale per praticità cedo la sedia. Grazie Alessio. Dunque, al 4° congresso dell'Associazione Radicali Abruzzo, i radicali si trovano al consenso elettorale minimo storico. Mi soffermerò dopo sulla scelta della lista di scopo, sulla strategia che l'ha determinata e sulle tattiche comunicative.
Ora voglio ricordare che la nostra associazione nacque con l'intento di riprendere, dopo molti anni, a occuparsi dei problemi e delle realtà locali, a parlare con le persone dei problemi a loro più vicini, a occuparsi della vita delle città, dell'ambiente e delle amministrazioni di questa regione. In perfetta sintonia, anzi in anticipo di qualche mese, con le scelte poi ufficializzate dalla Direzione Nazionale di Radicali Italiani. L'azione dell'associazione perciò si articolava e si articola sia sui temi di politica nazionale e internazionale, sia sui problemi di politica locale. L'azione dei radicali italiani, dei radicali in generale, sui grandi temi del diritto e dei diritti, attraverso gli strumenti storici per fare politica radicale, hanno impegnato e impegnano anche la nostra associazione. Tuttavia, così come la politica radicale non si esaurisce solo nelle battaglie sui diritti, ma si impegna in tutti gli ambiti, dall'economia al lavoro, dall'ambiente all'urbanistica, dalla ricerca al welfare, dalla politica estera alla difesa, e se anche per questa capacità di elaborazione, per questo essere sempre un passo avanti, chiamiamo i radicali, così come la politica locale impegna le associazioni periferiche direttamente, e prima di tutte le coinvolge, invertendo e rendendo biunivoco il rapporto tra associazione locale e soggetto nazionale. Ma la scelta di applicare il metodo radicale a quelli che con una espressione infelice vengono definiti i problemi del territorio era ed è una sfida che richiede coraggio, competenza, lucidità e soprattutto conoscenza dei fatti. Le risorse necessarie a questo impegno, ancor prima che per creare consenso attorno alla propria posizione, servono a costruire quella posizione, perché in una realtà complessa e opaca come l'attuale è difficile orientarsi, facilissimo prendere colossali cantonate. Pochi terreni sono sdrucciolevoli come quello della politica locale e molto difficile guadagnare consenso, soprattutto se si sceglie di restare ancorati ai dati e non ai luoghi comuni, ai fatti e non agli slogan, a un approccio razionale e non ideologico, ovvero se si sceglie la via più difficile e impegnativa. In questo senso l'interlocuzione con gli altri soggetti politici e con i cittadini diviene necessaria non solo per veicolare le idee, ma proprio per formarle e strutturarle. Il dialogo non ha solo uno scopo pedagogico verso gli altri, ma formativo per noi, almeno finché contempleremo la possibilità di sbagliare. Questa filosofia, la filosofia del dialogo, ho sempre pensato fosse la filosofia tanto nostra quanto della Galassia Radicale. Accennavo al fatto che l'esito delle iniziative dipende anche dalle risorse umane e materiali disponibili e dal loro impegno realistico e razionale. Porsi ambizioni esorbitanti le proprie possibilità porta solo a un inutile dispendio di energie. Ricordo durante la riunione precedente il primo congresso dell'associazione un intervento di Raffaele Pistelli, il quale di fronte all'esubero di idee e di proposte richiamò saggiamente l'attenzione sulla nostra esiguità numerica. Questo rese evidente la necessità prioritaria e pose come principale obiettivo quello dell'allargamento della base. E questo resta un imperativo per questa come per tutte le associazioni e fu tra l'altro uno dei motivi per i quali mi dimisi circa un anno fa. Però in tutte le iniziative del dialogo che talvolta ne nasce, ho sempre avvertito una resistenza da parte del mio interlocutore, occasionale o istituzionale che fosse. Una resistenza che pensavo derivasse dalla sua distanza dal problema, la cui importanza a me pareva evidente, e dalla soluzione che gli prospettavo. Ma questa resistenza è in verità la stessa che io rivendico come diritto verso le cose che non condivido. Molte delle nostre battaglie sono impopolari, poco sentite, suscitano spesso diffidenza o addirittura ostilità. Ho maturato l'idea che i tavolini, le manifestazioni, l'organizzazione di eventi hanno una scarsa efficacia se non agganciati ad un'interlocuzione permanente, che unica può realizzare la crescita del proprio pensiero sul pensiero dell'altro e consentire di affrontare i problemi evitando inaccettabili riduzioni, ma soprattutto avendo rispetto per i motivi alla base della tua resistenza, anche e soprattutto quando non li comprendiamo. Del resto, come la realtà non accetti di essere ridotta in schemi troppo elementari, sta anche negli episodi che hanno connotato la nostra iniziativa locale,
prima e durante la vita dell'associazione. I tavolini e le iniziative sull'APE, sulla anagrafe pubblica degli eletti, che si è nominato, il convegno che organizzammo sulla ricostruzione dell'Aquila con le iniziative a seguire nell'anno e mezzo successivo, le posizioni e le iniziative sulla condizione delle carceri, sull'amnistia, sull'istituto del garante per i detenuti, il convegno sulle giornate pasoliniane al quale Marco Pannella vorrebbe dare il suo contributo, la questione del teatro romano, a terra. Al di là dell'esito di ciascuna di queste iniziative, dopo un avvio promettente, si sono puntualmente arenate contro il rifiuto ad un impegno diretto da parte dei soggetti da noi coinvolti, volta per volta, sia per ragioni indipendenti da noi, sia per un modo di porci che spesso viene percepito come invadente, supponente e per meditare. Sono la dimostrazione plastica che qualsiasi impresa, qualsivoglia tema, per quanto giusto, alto, nobile, opportuno e condiviso sia, abbia la necessità di crescere innanzitutto nelle coscienze delle persone, abbia cioè bisogno di costruirsi in un dialogo permanente che vinca le resistenze cui accennavo, ma che in qualche misura faccia crescere anche noi. Purtroppo constato che le scelte politiche, in particolare negli ultimi mesi, sono andate nella direzione opposta di una crescente distanza dal direttore, quella della lista AGL. È un'esperienza che non voglio ripetere. Di questa iniziativa critico la strategia della lista, di scopo, l'immagine che le si è voluta conferire, le modalità e i tempi di presentazione delle liste, la conduzione della campagna. Non intendo marmaldeggiare su questa vicenda, per cui la mia critica finisce qui. Del resto nulla, per quanto mi riguarda, cambia nell'impegno sui temi che provengono dal Comitato Nazionale dei Radicali Italiani, a cominciare dall'impegno dell'associazione sul disegno di legge sull'eutanasia, che penso debba essere la nostra prima iniziativa. Ma l'impegno di politica locale resta per me un impegno imprescindibile. Le questioni che sono dal mio punto di vista emergono, che pongo alla vostra attenzione, sono quattro. La ricostruzione dell'Aquila, che resta un tema fondamentale. Le emergenze urbane e ambientali del sistema urbano di Pescara, la questione del teatro della Mano, le emergenze ambientali ed energetiche legate alle piattaforme marine per l'estrazione dei combustibili. Sono temi in gran parte legati proprio alle nostre città, al nostro ambiente, perché io ho una particolare inclinazione per questi temi, però questo non toglie che pongo questo al dibattito dell'associazione e poi vedremo come fare. Le prime iniziative su questi temi ritengo debbano essere soprattutto di diffusione e di informazione e il dibattito attorno allo stato dell'arte, cioè quindi di indagine, di conoscenza rispetto a questi temi sui quali non ci sono molti dati disponibili. Questo secondo l'uso di applicare il principio di conoscere per deliberare, realizzare iniziative su almeno due di questi quattro punti entro l'anno sarebbe secondo me un buon risultato. Non voglio rinunciare a questo connotato, su questo propongo di chiedere il sostegno anche di radicali italiani e propongo la mia candidatura a presidente dell'associazione. Grazie. Signor Pistato, se per favore viene qui al tavolo, così viene sia visto che sentito da tutti quanti. Possibilmente oggi. Paolo, ti scusa, vai. No, devo fare noi. Salve, buongiorno, io sono Paolo Colombo, presento per la radio e volevo dire il mio punto di vista e come la penso di essere radicale. Io arrivo all'associazione radicale, mi dispiace per Roberto, ma non per essere generico e cercare di affrontare tutti i temi possibili immaginabili, perché penso che un radicale debba andare alla radice comune dei problemi che si trova di fronte a livello burocratico, a livello sociale, a livello civile, a livello culturale, a livello economico. Un'associazione radicale dovrebbe per prima cosa essere un'associazione culturale e andare a scovare
la radice che crea quei problemi che assillano noi cittadini, genitori, noi cittadini figli, noi cittadini imprenditori, noi cittadini lavoratori. Il compito diventerebbe molto più semplice, molto più facile, anche se ricomincia molto di più nel tempo. Noi non possiamo metterci da parte con gli altri partiti e cercare di avere forza e fiducia di una banda di elettori semi-ignoranti dei loro diritti. Certo, potremmo anche fare loro bene all'interno di un consiglio comunale, all'interno del Parlamento, all'interno del governo, ma non è questo il nome radicale, non è questo. I radicali devono prima analizzare e individuare la radice di fondo, da dove viene tutta questa ingiustizia sociale, questa diseguaglianza sociale. Perché se è vero che noi abbiamo fatto una carta dei diritti internazionali dei diritti dei cittadini individuali e abbiamo fatto costruzioni per stare in società e vediamo che puntualmente in ogni occasione, in ogni nostra manifestazione, anche privata, non solo pubblica, questa carta internazionale dei diritti dell'uomo e questa carta costituzionale sono carte stracce. Ci deve essere un motivo, un comune denominatore, un motivo di fondo, un motivo alla radice, ecco, torna l'aggettivo radicale. È la nostra cultura, è il nostro costume, è il nostro approcciarci a queste leggi, è il nostro considerarlo o meno. Ma un radicale che si rende conto che questi strumenti li deve usare non può pretendere di prendere il voto da chi questi strumenti neanche li nomina per fare il bene di cui questo strumento non è consapevole. Deve soprattutto puntare a sintetizzare il suo messaggio, e infatti noi ci fanno passare in televisione, dovremmo essere sintetici per passare questo messaggio, di dire guardate che quelli che vi governano, quelli che vi dovrebbero servire, quelli che vi rendono servizi o beni di consumo, quelli che, con cui dovete interagire, interfacciarvi per condurre la vostra vita in società, non rispettano questi elementari diritti, i vostri diritti di base. Questo dovrebbe essere il compito della Lega. Poi, delle istituzioni sarebbero scelte per formare le istituzioni e le burocrazie da uomini che la pensano come cittadini che arrivano a queste consapevolezze. Il problema è tutto qui. Cioè, stare qui e cercare di risolvere una battaglia, certo, se è pretesto per andare più in generale alla radice dei problemi, va benissimo. Ma lasciare la cittadinanza non come noi la pari, ma cercare di staccarci dalla cittadinanza e diventare radical chic, non mi sembra che sia la cosa migliore. Io vorrei tanto cercare di fare più una questione culturale del movimento radicale che non una questione politica, appunto perché se, come ci sono arrivato io alla conclusione che bisogna andare alla radice delle ingiustizie che ci attanagliano, così devono arrivarci tutti gli altri. Non so se è chiaro il concetto. Grazie. Emozionante, perché veramente
Grazie. Allora, io purtroppo dovrò essere un po' noioso all'inizio, spero solo all'inizio, perché mi preme fare un po' il racconto delle puntate precedenti, visto che, come accennato Dario Guidini, le fasi che hanno preceduto il congresso sono state molto vivaci, per non dire di peggio. Rispondo in questo modo indirettamente a quanto è stato detto in un'assemblea pubblica, resa pubblica da Radio Radicale, anche questa del 16 marzo, da altri amici, e quindi in questa sede approfitto per rispondere. Dunque, è verissimo quanto dicono i nostri amici, naturalmente, che il 7 di dicembre dell'anno scorso fu fatta una riunione, credo a Teramo, nel corso della quale si decise di convocare il congresso a Giulianova alla presenza di Marco Pannella. Ok? Questo è verissimo. Credo che questo sia l'unico punto su cui io concordo con i nostri amici. Perché dico che è l'unico punto? Perché io ritengo, e purtroppo mi sentirete tante volte nel corso di questo intervento richiamare lo statuto, ritengo che lo statuto, il rispetto dello statuto, sia per noi radicali il faro, la legge. Un movimento che si presenta alle elezioni sotto le insegne di amnistia, giustizia e libertà e che ha la legalità nel suo DNA non può che rifarsi alle regole, alla legge. Allora, lo statuto, che nella vita dell'associazione è legge, prevedeva che il congresso si sarebbe dovuto celebrare comunque entro la fine dell'anno. Ora, è abbastanza evidente che, visto che questa riunione fu fatta il 7, il congresso non si sia celebrato nel corso dell'anno. Però vedete, almeno a quanto mi risulta, non vi fu, a partire dall'8 di dicembre, visto che Marco Pannella aveva dato, almeno così mi dicono, la sua disponibilità entusiasta, non vi fu questa attivazione da parte della segreteria per organizzare quanto prima possibile il congresso. Perché dico quanto prima possibile? Per una ragione di ordine legalitario e per una ragione di ordine politico. Perché un congresso che si fosse celebrato ad aprile, maggio, giugno, avrebbe trascinato l'associazione in una condizione di illegalità fino ad aprile, maggio, giugno e soprattutto non avrebbe consentito agli eventuali nuovi organi dell'associazione di espletare appieno il loro mandato. La realtà delle cose, quindi, è che vero è che il 7 vi fu quella riunione, ma è altrettanto vero che dall'8 nessuno, e quando dico nessuno mi riferisco in primis al segretario uscente, si curò di dare attuazione a quella deliberazione. È iniziato l'anno nuovo, badate, in una condizione statutaria, vedete intorno lì, che prevede che dal 1 gennaio 2013 uno qualsiasi degli associati avrebbe potuto di iniziativa convocare il congresso. Quindi ciò che mi è stato rimproverato di aver fatto in marzo, non ho fatto il 1 gennaio, non ho fatto il 2 gennaio, ho fatto per le ragioni che vi dirò oggi, che naturalmente potranno essere condivise o meno, ma non messe in discussione dal mio punto di vista sotto il profilo della regolarità formale, cioè della legalità, ho fatto successivamente. Quindi vi dicevo, dal 1 gennaio questa associazione era in una condizione di irregolarità. Chiunque avrebbe potuto convocare il congresso, uno qualsiasi di noi. Dario Guidini vi ha raccontato, e tutti noi sappiamo, che poi fummo in qualche modo investiti della campagna elettorale e quindi fummo impegnati nella raccolta delle firme e successivamente nella campagna elettorale. Bene, in quel momento, quando si avvia la campagna elettorale in Abruzzo, si crea, è noto ai compagni presenti, una situazione di grandissimo attrito tra alcune persone, alcuni compagni dell'area radicale, non iscritti alla radicale Abruzzo, ma dell'area radicale,
e l'associazione. L'associazione stessa viene fatta oggetto di attacchi ripetuti, le persone, gli associati altrettanto. In tutto questo, non solo la segreteria uscente non ritiene di dover intervenire, ma cosa ancora più grave, a mio avviso, non ritiene di convocare finalmente un congresso che avrebbe avuto innanzitutto l'opportunità di dire la parola, una parola, qual che fosse, in ordine a quello che stava succedendo. Questa situazione si protrae per un certo periodo di tempo, fino a quando finalmente, per iniziativa del tesoriere e della stessa segretaria uscente, iniziativa che poi la stessa segretaria uscente in qualche modo sconfessa, dico cose note, viene convocato un congresso. Dinanzi a quella convocazione un nostro compagno assume un'iniziativa di diffida tramite legale alla tenuta del congresso. O badate, siamo sempre in situazione di irregolarità rispetto a quello che prevede il nostro statuto. A quel punto il tesoriere, lo ha detto, rassegna le proprie dimissioni. Adesso le situazioni statutarie diventano due, perché il nostro statuto dice che qualsiasi iscritto può convocare il congresso se non viene convocato entro l'anno, e qualsiasi iscritto può convocare il congresso se si dimette il tesoriere e il presidente, qualora nella settimana successiva il tesoriere o il presidente reduci, per così dire, non decidano di convocare il congresso. Bene, assumendomene la responsabilità politica, morale e giuridica, come si usa dire, ho lasciato al segretario, ho atteso invano anche questa volta, che il segretario, trascorsa la settimana, potesse finalmente convocare il congresso invitato Pannella, ma certo che sì, lo avrebbe potuto convocare a maggio? Nessuno le avrebbe potuto dire niente. Lo avrebbe potuto convocare a giugno, a 2 maggio, in occasione del compleanno di Marco? Nessuno avrebbe potuto avere nulla da obiettare e nessuno avrebbe obiettato nulla. Ma ancora una volta la segreteria è rimasta inerte. Trascorsa quella settimana ho convocato questo congresso. Questi sono i fatti. A questi fatti sono seguite le accuse più ridicole. Ve ne dico solo alcune. Una è quella, per me la più grossa, di aver voluto escludere Marco Pannella dal congresso. Ora, a parte il fatto che l'idea che un militante radicale voglia escludere Pannella dal congresso fa ridere in sé, ricordo a tutti che dove sta un radicale è casa di Marco Pannella, in Abruzzo un po' di più. Quindi questa idea è ridicola. Si è detto, ma guarda caso, convocazione del congresso è concomitante alla convocazione della convocazione del congresso concomitante a quella del comitato dei radicali italiani. C'è anche un compagno che adesso in diretta tramite Facebook ha riproposto questa domanda. A proposito, la diretta è anche questa merito, ringraziamo anche di questo il direttore Corregione. Rispondo a questo compagno che ciò è accaduto per una ragione elementare, perché il convocatore è privo di sfera di cristallo. Infatti il congresso è stato indetto prima della convocazione del comitato di radicali italiani. Ecco perché ciò è accaduto. Aggiungo, a dimostrazione della veridicità e della buona fede del convocatore, che siccome ero perfettamente a conoscenza del deliberato del 7 dicembre, della volontà del segretario e di tutti i radicali abruzzesi di avere Marco, che ho pensato di convocare il congresso non di domenica pomeriggio, momento in cui Marco Pannella è notoriamente impegnato, giusto da 15 anni a questa parte, nella conversazione con il Massimo Bordini e qualche volta con altri, ma di mattina. Ed ecco la ragione per la quale vengo a bomba, mi scuso con gli amici venuti da Roma a questo orario infame, ma è stato fatto solo per consentire a Marco Pannella
qualora avesse voluto di essere presente, pensando che la domenica mattina, visto il tipo di attività che svolge Marco, potesse essere un momento adatto. Non mi risulta che il segretario, al quale ho pubblicamente lasciato l'onore di formalizzare l'invito a Marco, che peraltro ho io per la convocazione ho inviato immediatamente, abbia formalizzato questo invito. Non so se Marco Pannella abbia mai detto sì, no, grazie, prego, non posso, o cosa. Il segretario non mi ha mai fatto sapere niente in proposito. Questa è la realtà delle cose. Questi sono i fatti. Altre cose che sono state dette, che tutto ciò sarebbe stato fatto per apportare chissà per esempio quali modifiche statutarie. Allora, anche su questo faccio chiarezza e vorrei togliere argomenti a chi evidentemente argomenti non ha. Ho reso pubblico, ma il segretario lo sapeva perché ne parlavamo da due mesi fa, il contenuto del mio riferimento alla modifica statutaria, cioè che modifica statutaria intendevo apportare, riguardava la previsione nello statuto di responsabile del sito che a mio avviso andrebbe previsto. Per togliere argomenti a chi ritiene che questa modifica possa, onestamente non capisco, portare chissà quale vulnus alla vita associativa, vi annuncio che non presenterò stamattina questa proposta di modifica statutaria. Naturalmente la accusa o il sospetto che poi si è agito tra il detto e il non detto o il non detto a noi è stata quella di voler di ambire a coprire cariche. Allora, anche qui, a scanso di equivoci, non solo non, personalmente non ambisco ad alcuna carica, sono felicissimo che Roberto Di Masci si sia candidato alla presidenza, approfitto per annunciare il mio voto favorevole, mi permetto di proporre alla carica di segretario Renato Cimina, che è presente tra noi, e anche Mario Paparella, che è un socio fondatore, alla carica di tesoriere. Spero in questo modo di aver tolto di mezzo due argomenti, quella di voler ambire a cariche sono finite, e quella, perché perfino questa abbiamo sentito, che avessimo messo in piedi una lotta di campanile. Allora, è un partito che si dice, ed è per quello che mi riguarda, transnazionale, faccia una guerra, Pescara contro Teramo, fa ridere. A scanso di equivoci, il compagno Renato Cimina, per chi non lo sapesse, è un compagno radicale, storico, ottantennale, scherzo, quasi è uno storico compagno radicale teramano, appunto. Ok? Ritengo in questo modo, adesso mi fermo, poi spero di non dover più tornare sull'argomento. Sono state scritte decine e decine di mail mandate a tutti, perché poi c'è questo uso di mandare email a tutti e quindi tu rispondi, rispondi a tutti naturalmente. Se si mettono in piazza, nelle piazze più allargate, io so che in genere i fan di sport si danno in famiglia, capisco il concetto di famiglia allargata, pure quello c'era un limite, guarda, ne prendo atto. Poi un attimo, me lo consentite, sulla politica, che poi mi piacerebbe che ci vedessimo per parlare di qui in avanti di politica. Ho molto apprezzato l'intervento di Dario Guidini, che da questo momento in poi non chiamerò più tesoriere, credo togliendogli un peso, l'intervento di Dario, perché anche io ritengo che la nostra attività si debba e si possa incentrare, come dico da un po' di anni, un po' noiosa, si possa incentrare tanto sul lavoro sul territorio quanto sul cercare di recepire gli input che ci vengono da Roma. Da quale soggetto politico è onestamente difficile dirlo, attualmente il nostro statuto è specificamente rivolto ai radicali italiani e al Partito Radicale Transnazionale. Non sappiamo cosa sarà dei radicali italiani, chi ha seguito i lavori del comitato sa che ci sono tante ipotesi allo studio. Io onestamente di questo mi curo poco, perché io so di essere radicale,
come si chiameranno o come si chiamerà il movimento radicale nazionale, onestamente poco mi interessa. E so che per quanto mi riguarda l'obiettivo migliore è quello di farsi portavoce, non a critici, permettetemi, sul territorio delle istanze che vengono dal centro, quindi se condivise, come ritengo nella stragrande maggioranza dei casi, farsi non solo portavoce, ma farsi attivisti, farsi militanti e al tempo stesso cercare anche di trasportare il nostro essere radicali nelle questioni magari più vicine alle realtà locali. Lo so che dico una cosa bella morta, però è quello che penso. Un'altra cosa che a mio avviso sarebbe opportuno fare, e mi viene facile ricordarla perché saluto nel frattempo l'arrivo in sala di Alessandro Rinaldo, che è un amico di fare per fermare il declino di Montesilvano, è per esempio cercare in primis naturalmente di allargare la base dei nostri compagni, dei nostri amici, ma di cercare una interlocuzione quanto più possibile, per esempio con gli amici liberali che a Teramo sono straordinariamente presenti come entità numerica, un'entità che Renato Cinna non solo conosce ma è parte attivissima di quel gruppo, con gli amici di fare, ma direi più in generale, secondo la nostra cultura, con tutti coloro che ci stanno. Io per esempio, per questo mi avvio a chiudere, io per esempio vorrei che la visita negli istituti penitenziari abruzzesi, che normalmente siamo abituati a fare quando per fortuna in primis Rita Bernardini viene, lo fa spesso in Abruzzo, viene, visita, ispeziona e accompagna qualcuno di noi, che questo tipo di attività iniziassimo a fare, a chiedere, perfino a pretendere, anche dai consiglieri regionali, rivolgendoci a chi ci sta. Abbiamo tanti amici sensibili a questi temi, da Maurizio Cervo, dei comunisti, Riccardo Chiavaroli, che è un compagno iscritto al Partito Radicale Transnazionale, e probabilmente anche a tanti altri, non lo sappiamo, ma questa, come tutte le nostre attività, con chi ci sta, senza nessuna forma di pregiudiziali, chiusura pregiudiziale. Ultime tre cose, flash. In parte forse si è capito che personalmente non condivido, ne abbiamo parlato anche altre volte, perfino ieri, con la visione di Paolo Palombo, del darsi una connotazione più da movimento culturale. Io, la mia personale, diciamo, predilezione è quella di un movimento che cerchi di fare attività politica in senso stretto, naturalmente cercando di accompagnare lo svolgimento dell'attività politica con quel minimo di componente culturale che l'attività politica ritengo ben fatta, permettetemi, ma tra di noi credo che ce lo si possa dire, comporti. Ultime due cose, Dario Coilini vi ha ricordato qualcosa delle iniziative attualmente in atto, in particolare dell'avvio della raccolta di firme della proposta di legge sulla sull'eutanasia. Poi c'è il Satyagraha, lo sciopero della fame che Marco Pannella ha, se non vado errato, annunciato per oggi, di avviare oggi e di interrompere venerdì prossimo. Bene, che è una iniziativa di proposta, di sollecitazione rivolta all'ambito, anche ancora una volta, all'ambito della legalità, soprattutto in materia carceraria. Io ritengo che noi dobbiamo sostenere con forza entrambe le iniziative. Per quanto riguarda la prima, prendendo immediatamente contatti con gli amici dell'UAR e con i quali tra l'altro già abbiamo in Abruzzo e a Pescara in particolare, ma forse anche altrove,
abbiamo già contatti frequenti e rapporti di vicinanza abbastanza intensa, così come non mollare di un millimetro sulla vicenda carceraria. Io condivido il giudizio non positivo sulla, non solo sull'esperienza elettorale, ma anche sul fatto di aver scelto quello come tessuto elettorale, di aver scelto quello come scopo, l'idea stessa di una lista di scopo. Ma ciò detto, tutto ciò detto, non sono assolutamente contrario, anzi, sono dell'idea che adesso, più di prima, si debba continuare quella battaglia. Ecco, l'unica cosa che onestamente riterrei fosse, sarebbe il caso di evitare, sarebbe l'appiattimento su quella battaglia, ma cercare di allargare, nei limiti del possibile delle nostre forze, naturalmente, la piattaforma per cercare di fare, di essere e di cooptare, se possibile, quanti radicali il più possibile in Abruzzo. Grazie. E io l'ho ritenuta semplicemente scellerata.
Allora, senza addentrarmi in dettaglio, tra l'altro non sarei neanche in grado di affrontare, dico che per esempio i tagli specifici nel campo nel campo dell'amministrazione penitenziaria, votate leggi che inaspriscono che la situazione, che sono liberticide, tipo la legge Fini-Giovanardi oppure la legge Bossi-Fini, poi si producono un aumento del numero dei detenuti e poi si operano i tagli lineari nell'amministrazione penitenziaria. Ecco, per me questa cosa è incoerente, questo tipo di processo. Quindi, tornando a Bomba, abbiamo parlato del dovere di affrontare l'emergenza, pensare e convincere chi detiene il potere, di sensibilizzare l'opinione pubblica, però dall'altro abbiamo anche l'esigenza vitale di cominciare ad aggredire per rimuovere le cause più generali del degrado del nostro paese. E qui, anzi, direi di più, io ho sentito anche l'intervento di Emma, direi anche forse dell'Unione Europea, non lo so, un paio di anni fa dicevano che la peste italiana potesse diffondersi anche a livello europeo, secondo me sì, ci siamo. Comunque in questa cosa si diceva un po' un vasto programma, però questa è la realtà. Perché se i problemi non si affrontano dalle cause, sì, è giusto risolvere l'emergenza, è giusto cominciare anche a mettere in mano alla problematica laddove si genera. Allora, veniamo invece alla questione della proposta dell'associazione Luca Coscioni, che è una proposta di legge sull'eutanasia, che è un altro argomento che, per quanto mi riguarda, assolutamente condivisibile, problematico, e che riguarda in un modo o nell'altro davvero tutti. Tutti abbiamo un parente anziano, malato, tutti conosciamo i nostri conoscenti che potrebbero essere interessati a questa legge, alla libertà di scelta sulle condizioni, su come portare a termine la propria esistenza. Però ho notato che quando qualche giornalista cerca di, quando capita raramente, di chiedere alla maggioranza delle altre forze politiche un parere sull'argomento, queste preferiscono trincerarsi dietro alla libertà di coscienza da lasciare nel singolo esponente. Allora, la traduzione di questa libertà di coscienza è esattamente il rifiuto di affrontare la questione, perché la libertà è semplicemente se il problema io non l'ho, ho deciso di non affrontarlo all'interno di quella compagine della politica. Cioè, quindi, perché non lo so, perché ritengono che la cosa non porti voti, che non sia popolare, che non sia meritoria. Però quindi, in tutte queste situazioni arriviamo noi radicali, in genere ce ne facciamo carico anche delle cose che sono più spinose o meno. E quindi poi a un certo punto, per curiosità, sono andata sul sito dell'associazione Luca Coscioni, sono letto tutto il regolamento, la visitazione dei moduli, la ricerca dell'autenticatore. Ecco, noi qui per esempio a Pescara non abbiamo autenticatori, perché in genere non abbiamo consiglieri comunali, non siamo presenti nelle istituzioni, è una scelta, però poi a un certo punto è come un cane che si morde la coda. Non si è presenti, non si ha esponenti, non si hanno a disposizione autenticatori, diciamo che la possibilità di far conoscere, di fare le proposte, insomma, si complica. E poi nel momento in cui riuscissimo pure a coinvolgere, come io mi auguro, possiamo chiedere anche direttamente di farci aiutare dall'associazione Luca Coscioni, perché magari hanno dei contatti specifici, e che facciamo? Ci presentiamo per raccogliere le firme sotto una sola proposta, quando per esempio si potrebbe tranquillamente proporre un piccolo pacchetto, perché no? Magari. Perché diciamo che più la proposta si moltiplica, più gli interessi possono essere, cioè si può allargare il campo delle persone interessate, le singole.
Eh sì, esatto. A che pari, alcune considerazioni che volevo fare, perché i membri di questa associazione a quale volevo riferirmi non sono presenti, in particolare il segretario, mi dispiace perché in fondo l'anno scorso anch'io ho contribuito a fare fiducia e quindi mi sarebbe piaciuto che si fosse sottoposta, fosse venuta a rispondere del suo operato, eventuali critiche, insomma. Però tante cose, quindi preferisco proprio non parlarne e proprio dimenticarle. Per quanto riguarda quindi le proposte per l'associazione, bene, sono d'accordo con tutti quelli che mi hanno preceduta, dalla democrazia diretta di Dario, il dialogo permanente di Roberto, tutto benissimo, mi associerò, cercherò di dare una mano. Per esempio, ecco, in concomitanza a questa raccolta di firme per la proposta di legge sull'eutanasia, mi piacerebbe se riuscissimo a organizzare almeno un convegno e quindi queste firme a raccoglierle proprio contestualmente a questo evento, un evento del genere, non semplicemente o solo per strada. Magari chissà, potremmo provarci, non so, adesso vedremo i nuovi organi. E poi niente, abbiamo bisogno di attirare, scovare e stanare tutti i radicali abruzzesi che non solo si nascondono, che sicuramente ci sono, che sono dei fedeli ascoltatori di Radio Radicale. Quindi io vi invito a contattarci in tutti i modi possibili, anche sul sito www.radicaleabruzzo.it e di farsi trovare, insomma, perché abbiamo bisogno di aiuto. Comunque siamo pochi. Grazie a tutti, perché siamo contattabili anche in un gruppo Facebook, si chiama appunto Radicali Abruzzo. A questo punto do la parola a Gennaro Mone. Senza la cultura non si fa politica, ma senza politica la cultura non la fai.
Quindi per fare cultura con la politica bisogna andare tra la gente e parlare dei problemi della gente. L'eutanasia, sì. Il referendum, sì. Rischi che ti capita qualche problema da te, sì, capita, certo, succede. Ma dopodiché, se non fai politica, la cultura non la fai. E quindi bisognerebbe calare un pochettino, parlare un pochettino dei problemi, a mio parere, cominciare a fare delle riunioni con delle persone normali, con i pizzaioli, con gli idraulici, con calare un pochettino dalla cattedra, andare dalla gente e parlare un po' con tutti, con il monaco francescano, che un mese e mezzo fa gli disse beh ci vorrebbe Francesco copiando Staderini. Per lui Francescano dice le vie del Signore sono infinite, è arrivato Francesco. E molto aspettando che arriva il monaco, che di fine poi finalmente vogliamo parlare. Cioè queste cose che sono abbastanza ovvie, insomma abbastanza semplici, non c'è bisogno di 10 minuti, tantomeno voglio continuare perché non c'è bisogno di convincere nessuno, anzi che siamo tutti abbastanza convinti. E bisognerebbe però fare qualche cosa. Perché Grillo, che si è preso il 25% dei voti, se l'è preso perché ha usato tutte le nostre parole d'ordine, tutte, in negativo. Noi proponiamo l'abolizione del finanziamento pubblico ai partiti per fare in maniera che la gente responsabilizzata finanzi i partiti che faccia i loro interessi. Questo qua chiede l'abolizione del finanziamento pubblico ai partiti per distruggere i partiti. Però le persone, a differenza, non la sanno, non l'hanno capita, e non la sanno perché noi non gliela abbiamo spiegata, sostanzialmente. Cioè, noi non gliela abbiamo spiegata perché abbiamo ripetuto a pappagallo delle parole di Pannella che erano rivolte a chi lo sente come me da 30 anni. Ma chi l'ha sentito una volta, se tu parli Pannella, non te lo sciogliere della fame. Ma Pannella, che fa Pannella? Che ha fatto Pannella in Italia? Lo sciogliere della fame. Qualche altro fatto è per un'urina, cioè la maglietta di, secondo me, un grandissimo personaggio vivente, l'ultimo forse grandissimo personaggio vivente, però io ho sentito delle cose, ho fatto un piccolo commento su Facebook qualche giorno fa di legno e di fumo, beh, tra i radicali la costruzione di roghi per la morte c'è, insomma. È una maglietta. Grazie. Buon anno. È evidente conflitto di interessi. Con piacere particolare darei la parola ad un amico che è l'ospite che vi dicevo che oggi ci porta il saluto di fare il futuro, non so perché mi viene sempre da dire fare per formare il futuro, fare per formare il declino, che è Alessandro Rinaldo. Buongiorno a tutti, io sono un po' lintuso, no, in realtà ho un grande affetto per la famiglia radicale che non mi limito mai di esternare, sconvolgendo un po' anche la mia consiglia, no? Invece la vostra, io, Presidente, Soriello, quale partirei un po' su Facebook, perché io sto scrivendo tanto l'intervento che mi ha preceduto, che è straordinariamente centrante su quello che è la situazione attuale, sia in Italia che in maniera radicale. Pannella è straordinario nell'essere, a mio avviso, l'estremista dell'estremo, però a volte no, si capisce solo lui e chi, come tanti di noi, anche provenienti da esperienze politiche diverse, lo seguono. E poi sui diritti fondamentali non c'è colore, a mio avviso. Ed è questo che oggi mi preme sottolineare, che bisogna lavorare sui diritti fondamentali importanti o proprio centrandoli in quello che è la realtà attuale. È importante perché la ministria sistemare la vecchia situazione carceraria, ma nel contesto nel quale c'è bisogno di riformare uno Stato che non esiste più, una macchina vecchia, una macchina che assolutamente oggi non è alla stessa nemmeno del quarto mondo. Però va fatto confrontandosi con la gente, confrontandosi con l'uomo della strada, quello che poi non capisce, non perché non muore, ma perché è un pilota a combattere come arrivare la terza settimana o come mandare fino a scuola o altre cose. E tu bene fare il futuro,
Giardino un po' ci ha castrato, visto che poi le esperienze che usciva fuori di Giardino e altre cose hanno un po' bloccato un movimento che in realtà poteva avere delle buone possibilità se avesse continuato ad agire in mezzo alla gente, se fosse partito un po' prima, se si fosse meno arroccato su posizioni elitarie, che poi questo quello non serve a niente, arroccarsi su posizioni culturalmente alte o troppo obbligate, non serve a niente. Grillo ha usato questo, cioè ha usato la leva populista, cioè i baffanelli, tutte cose che il cittadino comune non dice sempre, no? Il qualunquista dice sempre tutto da buttare, tutto da rifare, però poi non ha, le trasforma tra suo uso e consumo, perché vuole distruggere questo sistema. Noi dobbiamo costruire, e la costruzione si fa costruendo la società, essendo relazioni, parlando con il popolo della sala, con il pizzaiolo, unendo le persone di buona volontà, che è una cosa che va a fare, questo non significa senso. Ce ne sono tantissime. I radicali da sempre lo sono, perché se oggi noi abbiamo dei diritti fondamentali, ai quali poi si può essere d'accordo più o meno, il diritto al divorzio, l'aborto, altre cose, ma in base alla propria cultura o credo, si può non essere d'accordo sull'utilizzo, ma ci sono diritti che devono esserci, e questo dobbiamo alla famiglia radicale. Ma non si può vivere di ricordi, né si può vivere di scioperi, di lavane, né si può vivere di posizioni troppo alte che un mezzo allenante, e lo dimostra il fatto che purtroppo l'esperienza elettorale che si è conclusa che sia stata drammatica per questo movimento. Quindi da affettuoso provocatore della famiglia radicale dico, bisogna rilanciarsi. Mi spiace che già dalla nascita di questo congresso continuino, no? queste divisioni, queste discussioni interne che non servono a nulla. Perché, scusate, io ho detto su questo argomento perché mi ha veramente scioccato, se non è la fotografia della crisi di certe compagini politiche. Insomma, si discute sulla convocazione di un congresso, su una data, su chi ha mandato da me, su chi ha mandato la telefonata, su chi non vuole che venga Marco Pannella, che sembra una cosa affascinante, conoscendo poi chi ha convocato il congresso. Basta, cioè ragazzi, non si può, e la gente ve lo ha dimostrato. Cioè la gente ce lo dimostra ogni giorno, perché non si può discutere dell'acqua calda. Bisogna unire, bisogna eliminare le divisioni, bisogna confrontarsi con la gente, andare in mezzo alla gente, confrontarsi con i problemi reali e portare avanti le battaglie importanti che avete fatto, che sono fatte, sono importanti per tutti, però, come diceva il mio piaciuto, collegando con quello che sono gli interessi reali della gente. Mi sono qui perché poi dopo io quando parto mi auguro buon lavoro per questo congresso. Sono potenziale, come va bene, in questo siamo uguali, perché poi quando parte come fermi, no? Per i vicini, io poi come lui parto e dicevo, invece è giusto dare spazio ad altre esperienze. Buon lavoro, grazie. Grazie ad Alessandro. Dario Boini in presidenza, perché io non avrei altri iscritti a parlare, se non con uno che però è quello di Renato Ciminà e che credo possa unire l'intervento che intendeva fare, no? Farlo subito e unirlo con una proposta di candidatura che io mi sono sentito di lanciare, ma nella quale ci dirà quello che pensa. Insomma, siamo abbastanza in attesa di sapere quello che pensa. Quindi aspetti tu che sei a favore di ripresa di Libera TV. Renato Cina. Grazie, adesso Alessio, io sarò velocissimo. Sono ti ringrazio della fiducia che ricordo me. Allora, condizione, accetto di fare il segretario di Radicale Abruzzo, cioè riportare un po' di autonomia, visto che ultimamente penso che l'abbiamo persa. Il congresso si tenga ai primi novembre o prima o dopo quello di Radicali Italiani, e normalmente si tiene, io fino a quella data ci sarò e farò ciò che è nelle mie possibilità, ciò che posso e ciò che so, naturalmente nulla di più, e ovviamente cercherò e cercheremo insieme a tutti voi di stanare, come diceva Pina prima, perché so che ce ne sono, perché questa campagna elettorale
una un po' strana, direi, perché noi vogliamo qui ricordare che a Teramo abbiamo sempre avuto il 5% in tutte le consultazioni elettorali. Siamo arrivati allo 0,4, anzi, manco ci siamo arrivati perché abbiamo preso qualcosa in meno. Cioè, tutti questi voti non sono andati a finire, francamente non me lo so spiegare. Sono d'accordo poi con Mone Gennaro quando diceva che bisogna parlare con le persone, con gli idraulici, con tutti quanti, perché quando ho avuto la possibilità, ripeto, sempre durante la campagna elettorale, di spiegare all'idraulico, in questo caso, a Casalinga, il perché dell'amnistia, il perché si sta senza lavoro, ossia dove non c'è giustizia, dice Pannella, prima o poi ci sarà strage anche di persone, e così sta accadendo in Italia. Ossia, dove non c'è certezza del diritto, nessuno investe i propri soldi, e perché dovrebbe farlo? No. Io queste cose le ho dette, se poi sono riuscito a convincere qualcuno, non lo so, non lo so, ne dubito, visto i risultati elettorali a cui poi siamo andati incontro. Roberto, che adesso non c'è, vorrei anche, sì, abbiamo fatto tante cose in Abruzzo, sono stato oltretutto uno dei fondatori dell'Italia Abruzzo, in una splendida serata a casa di Mario Papaverla, dove io ero in disaccordo su alcune scelte e se voi per esempio Pannelliano, dico beh, allora vabbè, apro un'altra bottega. Noi a Teramo abbiamo avuto in Abruzzo, a Teramo in questo caso in particolare, questo fatto dai liberali romani, per dire poi la collaborazione di cui si parlava poc'anzi, il primo convegno nazionale sulla legge 40 con Michele Ainis, l'attuale presidente del Movimento per la Vita, Lucio Romano, il professor Paolo Berardinelli, che all'epoca studia ancora oggi, le cellule staminali animali, però, è un direttore radicale ed ebbe anche un buon successo, quindi se ci si mette di buon con la buona volontà si riesce ad andare a fare delle cose, insomma. Per quanto riguarda poi l'intervento prima di Alessio su alcune cose che sono accadute qui in Abruzzo, anche qui sono d'accordo con voi quando dice che il problema non è Pannella, ma poi sarebbe una contraddizione in termini. Uno che si iscrive al Partito Radicale ed è antipannelliano, insomma, è uno simbolo, non so come definirlo, quindi è una sciocchezza terrificante questa cosa. Sono d'accordo con voi quando dice il problema sono i pannelliani. Io non credo che Pannella sia un se giusto, non credo che Pannella voglia tagliare le teste, non vedo poi, è successo, speriamo che l'armonia torni tra di noi e soprattutto speriamo di ingrandire questa associazione, perché in Abruzzo c'è molto da fare, soprattutto per quanto riguarda, poi diceva, non ricordo più chi, l'Umbria Mare si chiama così, vedere di approfondirla e essere presenti come radicali. Grazie.